Bene ragazzi, rieccoci qua. Allora, voi questo video qua lo vedete oggi pomeriggio dopo il video di spiegazione che ho fatto di circa 10 minuti dove ho spiegato un po' cosa è successo in questi giorni. Adesso ragazzi, direi di cominciare subito con l'allenamento e voglio puntare a degli obiettivi ragazzi, d'ora in avanti. Il mio obiettivo è arrivare entro la fine di aprile riuscendo a fare di seguito 100 addominali. Questo è quanto. Quindi comincerò con oggi a fare degli step, ovvero 10 addominali sostituiti da 5, da 30 secondi di crunch. Sì? Ok. Poi di nuovo 10 addominali, esercizi vari, cioè questo saranno step by step, ovvero partirò facendo le 10 addominali complete per poi giornalmente aumentare di 5, 10, 15, 20. Cioè, oggi faccio 10, degli step da 10, domani farò degli step da 15, dopodomani degli step da 20, così aumenterò e tornerò anche indietro perché mi capiterà di non riuscire a farne, che so, mettiamo che dopodomani non riesco a farne tanti da 20, ne farò i primi 1 o 2 step da 20 per poi passare a fare gli step da 10 o da 15, così per potermici abituare. Togliamo sto affare dai piedi e mettiamo giù il tappetino. Io direi di cominciare subito, ragazzi, con dei addominali, magari al contrario, così, degli addominali, dove farò due serie da 30 secondi di crunch separati, ovvero farò i crunch normali e poi quelli più complessi. Per cui accendiamo sto affare qua di allenamento, che io non so perché non è già acceso, ma va bene. E direi di cominciare. Apriamo un po' di più la finestra perché nonostante fuori faccia una bella temperaturina, cioè si sta bene, qua fa abbastanza caldino e direi di cominciare. Ok. 30 secondi, ecco qua. Ok. 30 secondi di crunch normali e poi passiamo a fare. E non so perché, ma ultimamente questa cosa qua ogni tanto parte per la tangenziale. Per cui la terrò. Partita di nuovo, è partita. Che cazzo c'ha? Aspettate un secondo. Ok. Spero che non si blocchi nel mentre, ma per sicurezza. Si è bloccata di nuovo, ma che cazzo c'ha? Ancora. Facciamo così. La stacco e la riattacco. Ok. Scusate ragazzi, queste cose qua danno fastidio più a me che a voi. C'è modo di. Perché fa così? Grazie.
palle. A quanto pare adesso funziona. Speriamo che non si blocchi. Speriamo. Scusate ragazzi, ma sono cose che esulano dalle mie, diciamo tra virgolette, capaci. Adesso spero che non si blocchi veramente, porca vacca. Sarebbe davvero fastidioso. Ok, cominciamo. E farò meno recupero, solo 20 secondi. 30 secondi di crunch, 20 secondi di recupero. Non ne faccio di meno, non ne faccio di più, scusate. Altri 10 secondi e poi andiamo avanti. Ok, 5 ragazzi, ricordatevi di respirare dopo ogni esercizio. Durante ogni esercizio, che dopo ogni esercizio. Ok, altri 30 secondi. Secondo di recupero, come avete visto nella seconda parte dell'esercizio ho accelerato perché voglio fare più l'esercizio più velocemente possibile con meno recupero per poter bruciare più velocemente. Ok, adesso aumento ancora di più l'andatura a 10 secondi degli stessi crunch. Che cazzo è sto avviso di merda? Ok, dai! Ok, 20 secondi di recupero e poi un po' di flessioni. Ne faccio 5 come sempre, perché di più attualmente non riesco ancora a fare. In realtà potrei provare a farne un po' di più. Ah no, anzi, sapete cosa? Ascolto quello che mi ha detto mio amico. Ne faccio 5 normali e poi ne faccio di più con le ginocchia alzate, cioè con le gambe alzate. Per cui 5 normali subito, allora facciamo così, prepariamoci già questo sotto per quando ci saranno, dovrò farle quelle con le ginocchia alzate e facciamone 5 subito. 20 secondi di recupero e poi giù con le altre. L'elaborazione è terminata del video, quindi ok, perfetto. Allora, copertina del video, vediamo. Vabbè dai, prendiamo la solita così, dai. Ok.
Schermata finale. Schede. Va bene così, una sola scheda. Va benissimo e pubblichiamolo. Pubblico. Dovrebbe essere a posto così, altre opzioni. Ok, a posto. Salva. Perfetto. Like, condividi. Scusate. Un po' di aria. Copia, tac. Ok. E tac. Va bene. Si ricomincia. E adesso 30 secondi di quelle con le ginocchia alzate. Secondo di recupero. Bella botta, ragazzi. Allora, proverò a non fare più i 30 secondi. Adesso voglio contare se riesco a farne 10, perché normalmente riesco a farne 5. Voglio contare se riesco a farne 10. E qui e quelli che ho appena fatto, quelli così, sono quelli difficili, perché le mani sono alla stessa altezza delle spalle. Proverò a fare quelle un po' più larghe, appena appena, non tanto, ma un po' di più. Vediamo se può fare 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con un po' di difficoltà, ma ce l'ho fatta. Il che vuol dire, ragazzi, che tanto così vicino all'obiettivo di farle. Allora, voglio arrivare a farle senza utilizzare questi metodi per semplificarle. Voglio farle bene. Per cui il mio amico Stefano, che ti ringrazio tantissimo, Stefano, perché veramente ho riflettuto bene, ho pensato a quello che mi hai detto, e dopo aver visto anche altri video, sempre di ovviamente Showtime GP e altri che sto seguendo, e aver pensato a quello che tu mi hai detto vedendo questi video qua, ho riflettuto e ho detto sì, hai ragione. Per cui proverò a fare, come sempre, le 5 flessioni di partenza, vedete che sto facendo quelle normali, e poi di queste qua non più i 30 secondi, ma cercherò di farne 10, 15, 20, 25, 30, lo stesso obiettivo che ho per gli addominali, 100 addominali entro fine aprile. Voglio farlo anche per le flessioni piegate sull'ace, però sarò più realistico. Metti gli addominali, sono sicuro di riuscire ad arrivare a farne 100 anche entro una settimana. Per quanto riguarda i piegamenti sulle braccia, avendo dei problemi alle spalle, al rachide cervicale, avrò un po' più di difficoltà. Per cui non 100, ma voglio arrivare a poterne fare 30. Sì, 30, quindi il 30 per... vabbè, 30, va bene, scusate ragazzi, non sono molto male con i conti. A farne 30 entro la fine di aprile. Vediamo. Devo avvicinarmi il più possibile a 30. E adesso andiamo subito a fare l'esercizio per i tricipiti, boh, non so come si dica, che mi ha suggerito proprio Stefano, utilizzando
i manubri che ho a disposizione. Ok, allora, cosa devo fare? Come si fa questo esercitato? Prendo i manubri e me li sposto. Ho sbagliato ovviamente a prenderli, ma va bene lo stesso. Ne prendo uno, che è quello che mi sembra più sicuro, perché ha i blocchi a vite. Alzo un po' la camera adesso, appena appena. Così, ecco. Perché mi si deve ripetere questa parola. Tolgo la maggior parte dei pesi, tengo solo i due da 2 kg per avere circa 5 kg, anzi più di 5 kg di peso. Ok, tolgo questi qua da 1 kg. E faccio un esercizio che già conoscevo, ma che non avevo mai realmente considerato fino ad ora. Quindi Stefano, grazie ancora per questo esercizio, perché anche questo ci ho riflettuto molto bene ed effettivamente nel mio caso è la cosa migliore che posso fare per i miei poveri tricipiti e per altre parti del corpo. L'esercizio consiste in questo: prendi il peso in questo modo qui, così, con una mano sotto a incrociare, si mette dietro la schiena e si fa così, schiena dritta, si fa così. 1, 2, 3, 4. Si può prendere anche in un altro modo, si può prendere anche così volendo, ho visto dei video, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per il momento ne faccio 10 con solo 10 secondi di recupero, ragazzi, solo 10 secondi, perché devo fare tanti step, tante velocità. Qua 3, 2, 1, 0. Ok, ricominciamo. Mi trovo meglio a prenderlo così, perché devo arrivare a fare l'estensione completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che bello! Faccio un'altra serie da 10, perché mai esagerare quando si è all'inizio di un esercizio. Un'altra serie da 10, quindi 3 serie in totale che sono conteggiate nei 30 secondi di recupero che dovrei fare. Ok. Non so se sentito, ma il mio collo ha fatto crack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, li sento tutti, ah! Stefano, te lo dedico. Questo te lo dedico a te. E anzi, ti mando immediatamente un messaggio su WhatsApp. Ok. Stefano, sto facendo gli esercizi che tu mi hai consigliato e nel video, e sto registrando questo messaggio che ti ho inviato su WhatsApp anche, nel video di oggi, questi esercizi li dedico a te. Di conseguenza, visto che tu me li hai suggeriti, sono quelli per i tricipiti che mi hai suggerito e le flessioni praticamente sulle braccia che mi hai suggerito di fare e come farli, vieni a vedere, guarda il video, ok? E dimmi, commenta, dimmi se sto facendo bene o male, d'accordo? Grazie, ti voglio bene, Ste. Mua, ti amo, ciao. Eh sì, ragazzi, perché voi non sapete una cosa di me. Io amo davvero i miei amici e li amo tanto. Soprattutto gli amici come Stefano, che nonostante abbia un modo di fare un po' così, ma
è uno dei motivi per cui a me lui piace, perché è molto diretto, uno dei motivi per cui anche quando mi incavolo con lui, io gli voglio molto bene e da lui accetto di più che da altri determinate cose, determinati atteggiamenti. Perché so che lui, a prescindere dal tono di voce che usa e anche dal modo sbagliato che alcune volte usa nei miei confronti, ma come io sbaglio nei suoi confronti, nei confronti di molta altra gente, con il mio tono di voce, modo di fare, eccetera, io so che lui lo fa perché mi vuole bene e perché veramente vuole che io riesca a realizzare me stesso e uscire dalla situazione in cui sono. E... per cui sì, ragazzi, io amo Stefano. Lo amo. Perché amarlo è una forma per me di fargli dimostrargli quello che sento realmente per lui. Lo amo come amico. Per me è veramente un... per questo che le cose che lui mi dice mi fanno più male che rispetto agli altri, ad altri. Perché io so il motivo per cui lo fa. So perché me le dice. Io so che lo fa perché mi vuole veramente bene e io voglio molto bene a lui. Oddio, mi sta per venire da piangere, basta. Ok, adesso le solite aperture che faccio sempre. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. 9, 10, 10 secondi di riposo, perché sono 3 serie, questa qui, dove da qui faccio semplicemente questo movimento qua, poi quella da qui faccio così, e poi quella che da qua faccio così. Ok, perché 10 secondi di recupero e basta? Perché sono 3 serie conteggiate nei 30 secondi che dovrei fare di recupero. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 10 secondi di recupero. Wow. Poi ragazzi, mi raccomando, oggi pomeriggio non perdetevi la live, perché dalle 3 più o meno allenamento, circa mezz'ora, 40 minuti, ne farò abbastanza. Poi mi fermo, gioco a Fortnite o a Valorant, con voi se ci siete. Poi ancora allenamento. Bene, ultima serie. Sono andato un po' troppo indietro. Uno. Due. Tre. Quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso 30 secondi di recupero totali, questa volta sì, e poi i bicipiti. Dopo i bicipiti, di nuovo giù, addominali. Devasto, ragazzi, devasto. Devasto, eh sì. Ok, boh. Yeah.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondi di recupero, però aspetta un attimo perché qua si è un po' smollato. Ok. 10 secondi di recupero, poi altri. Faticoso, ragazzi. Faticoso, serio. Go! Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. No, non riesco a fare un'altra serie. Questo è il massimo. Ci sono tutti gli 11 kg sopra, ragazzi, per quello. Beh, dai. Ho fatto una settimana di stop, è normale che sia un po' sfiacchito. Ok. Bevo sempre prima gli esercizi, mai durante. È una regola che mi sono dato. Bene, e con i pesi abbiamo finito. Io ho finito questo allenamento qua, ragazzi, pulisco questa stanza. Prendo l'aspirapolvere, la pulisco. Guardate che merda. Guardate che merda che c'è. La vedete quella? C'è, la vedete la polvere? Guardate. Tutte le settimane la pulisco, ma è inutile. Qua c'è sempre questa polvere del cazzo. Fa culo. Allora, faccio gli esercizi addominali, però non a terra. Prima faccio li faccio a terra. Sì. Questi qua, madonna, aspetta, che qua c'è un po'. Che schifo, va! Dio mio, ecco fatto. Ops. Spero di non aver rovinato il muro. Non gesso che cazzo. Avrei fatto meglio io come... Ok, tanto poi devo spostare tutto. Madonna, quante cazzo di polvere c'è. Ok. E la parte questa qui. Tappetino qua devo cambiare, ragazzi, perché i gatti me l'hanno disintegrato. Poi non va bene, questo qua è un poco morbido. Ok, allora. Avevo detto 10, 15, 20? Perfetto. Con un riposo di 10 secondi, una dall'altra, farò 2, 3 serie. Farò di tutto per fare 3 serie di addominali, di 10 addominali. Ok? Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Dieci. Ok, 10 secondi di recupero. 6, 5. Ricordatevi sempre di respirare, ragazzi. 2, 1, ok. Go. Altri 10. 1. 2.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 secondi di recupero. È difficile, ragazzi. Non avete idea di quanto sia difficile. 3, 4, 3, 2, 1. Ultima serie. So much, guys. Thank you, everyone. Thank you all of you for your support, for your worth, for everything you give me, for your courage, your support, your every single word you spend for me. Thank you very much, guys. I love you. I love all of you from the bottom of my soul, of my essence, of my body, of my mind. Everything I feel, everything I'm feeling now is my grateful to all of you, to all of my family, my son, my little son, my beautiful woman, my girlfriend. My father, my grandmothers, my uncle, my cousin, and all of you, my friends. I am very, very grateful of all of you. I love you so, so much. And thank you, everyone. Thank you, everyone, for your support and for your love for me. I love you. Thank you very much. Ok, dopo questo sparlocchio in inglese, ragazzi, qui la finisco, perché ho capito che per il momento sono al limite, anche perché comunque sia da andare a mangiare per la famiglia. Ho consumato 250 calorie, che per quanto mi riguarda attualmente sono abbastanza, anche perché oggi mi allenerò per tanto tempo. Per cui ci vediamo più tardi, oggi pomeriggio, verso le 3, tra le 3 e le 4 più o meno, perché se mangio tra 20 minuti, beh, che mangio poco perché ho insalata, un po' di pasta e un po' di tonno, quindi non è che mangi molto. Per cui almeno 2 ore e mezza, 3 di pausa me le prendo per forza. Ci vediamo comunque tra le 3 e le 4 in live fino alle 7 di questa sera con allenamento e gioco, giochi e allenamento. Grazie mille, ragazzi, vi voglio bene. Ciao! Ah, giusto, ricordatevi, mai rendersi, mai mollare. A tutti, ragazzi, può capitare un momento di sconforto, un momento in cui bisogna dire basta, bisogna stoppare quello che sta facendo, qualsiasi cosa essa sia, anche se è importantissima per voi o per gli altri, e fermarvi, dire basta, io sono al limite, non ce la faccio più, devo fermarmi e devo farlo per resettare e riassestare me stesso a livello mentale. Fatelo, però poi, ragazzi, potete anche stare diversi giorni. Io sono stato ben 5 giorni totali su 5 giorni totali su 12, durante i quali i primi 7 mi sono allenato, i primi 4 mi sono allenato, ho fatto 2 giorni di riposo, mi sono allenato per 2 giorni, altri 2-3 giorni di riposo. A livello mentale ne avevo bisogno, adesso finalmente ho fatto il quadro più chiaro e sto tornando ad andare avanti. È così che si fa, ragazzi, è così che si fa ed è così che bisogna fare. Vi voglio bene, ragazzi. Ciao. Ah, ditemi nei commenti per piacere se volete che ricominci con le live di lettura dei tarocchi. Ciao.